nostro core business è lo sviluppo di videogames, diciamo retail viene definito, cioè quindi quelli che si vedono nei negozi, GameStop, Amazon, roba del genere, quindi fisici e digitali su tutte le maggiori piattaforme. Quindi abbiamo collaborazioni con grossi publisher. Quando nasce questa azienda? Praticamente l'ho aperta con i miei soci nel 2017 e poi in modo progressivo ci siamo sempre di più spostati, diciamo, su questa tipologia di prodotti e sono di una fascia molto alta. Come mai la scelta di insediarsi a Carasco? Forse Casualità. una scelta particolare. No, casualità, mi ero trasferito. Allora, ho girato varie parti d'Europa per lavoro e in realtà ero in Inghilterra. E poi la casualità mi ha spostato prima in quest'area a causa di amici che avevo, quindi ho lavorato in un'azienda che era Chiavari, che faceva queste cose, questi prodotti nei primi anni 2000, dopodiché poi ho deciso ok, apriamo questa società e è stata bella la sfida di averla in un piccolo paese, un'azienda che ora ha la sede, un'altra sede in Italia, una a Cupertino, quindi bello così, insomma, sono altre opportunità infatti. In Italia non ce ne sono, ce ne sono pochissime di società che sviluppano a questo livello, investono a questo livello e quindi abbiamo preferito in questo modo e sono degli eccezionali artisti in Italia che possono dare veramente molto. Il problema sono gli investimenti, chiaramente qua a Carasco è stato più complesso. Però è stimolante allo stesso tempo. Alla fine noi siamo un nucleo chiuso che funziona da solo, non ha necessità di un esterno o di attività esterne, quindi possiamo stare anche in vetta a una montagna, tra Certo. virgolette. Basta che arrivi Sì, internet. beh, mi occupo di progettare quello che è effettivamente l'esperienza ludica dei giocatori, quindi la sfida che il giocatore si va ad affrontare, la narrativa, il mondo di gioco e coordino le altre aree dello sviluppo, quindi il ramo artistico, il ramo di programmazione, per riuscire effettivamente a realizzare il videogioco insieme a tutti i miei colleghi e alle mie colleghe. Io mi occupo di tutta la parte sonora, quindi dal doppiaggio dei personaggi agli effetti sonori alla musica, tutto quello che riguarda l'audio dei nostri giochi viene passato da me. Vi chiedo un progetto a cui siete particolarmente affezionati, a cui avete lavorato in questi anni e uno in cui, insomma, se volete darci un'anticipazione su quello che volete fare Allora, nei prossimi stiamo mesi. sviluppando circa 7 progetti che poi saranno rilasciati su tutte le console maggiori, quindi PlayStation, Xbox, Nintendo PC, Switch. Nintendo Switch, eccetera. Sicuramente Beh, per adesso Simon. Simon è la nostra punta di diamante, Simon. uscirà molto presto, tra l'altro. Sì, sì, È sì. una bellissima avventura interamente disegnata a mano, con una storia che ha tanto di quei teen movie anni 90, tanta ironia, ma anche tanta profondità, tanto sentimento, tanta crescita dei personaggi. E abbiamo tanta altra roba in serbo a livello di Sì, sorpresine da mostrare. comunque in Sì, questo su momento Simon, senza dubbio infatti. Simon abbiamo un forte legame, è stato un lavoro di 3 anni e mezzo, per noi un onore e un onere averlo perché è una licenza molto famosa degli anni 90 che siamo riusciti a strappare dall'Inghilterra, è la prima volta che viene data fiducia. Qua abbiamo portato tante collaborazioni importanti dall'Inghilterra, per esempio la canzone di apertura di Simon è di Rick Astley, un famoso cantante. Come altri progetti che stiamo facendo, abbiamo musicisti importanti, cantanti importanti. Il titolo è stato un impegno fortissimo, 3 anni e mezzo, 80 professionisti che hanno lavorato, tutto, come diceva benissimo Fabrizio, un lavoro immane, completamente fatto a mano, modello Disney, Sì, diciamo, assolutamente, sì. completamente doppiato, che uscirà praticamente tra pochi mesi. L'associazione si chiama Laboratorio Carasco nel Cuore. È nata luglio 2023 da un'idea di 3 amici. Questa associazione ha uno scopo sociale. Un evento importante è stato a novembre, quando abbiamo affrontato le criticità del territorio con la presenza di tutti gli amministratori regionali del Tiguglio, erano tutti presenti, era presente l'assessore regionale Giampedrone, era presente il geologo Rizzi. Inoltre abbiamo fatto altri eventi, grandi e piccoli. Io mi ricordo il giorno prima, la vigilia di Natale, avevamo fatto la pizza sospesa con la collaborazione del Blanche, che è un locale di Carasco. Poi altri eventi che facciamo tutti i mercoledì in piazzetta, facciamo un incontro con chi ha tempo di venire, che ha voglia di chiacchierare, ha voglia di giocare a carte,
ha voglia di passare qualche ora in compagnia. Questo è il nostro intento principale. La socialità è alla base del nostro statuto, del nostro modo di vivere, di essere. Oggi è un incontro invece con una realtà, un gioiello per Carasco, forse un po' poco conosciuta, legata all'animazione e al mondo dei videogiochi invece. Questa è una ditta che è da Carasco da 4-5 anni e in realtà io credo che siamo in pochi a conoscerla, nonostante che questa è una ditta che lavora a livello mondiale, lavora con le maggiori case cinematografiche, lavora con le case discografiche, lavora per i videogiochi e fa animazione. Oggi con la collaborazione di questa società presentiamo la prospettiva per i giovani di inserirsi in questo mondo.